Un Natale speciale per i militari del 4 Reggimento Carri di Persano in Kosovo per la missione KFOR, Kosovo Force. Con loro anche il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano. A trascorrere il Natale con i militari anche l'ordinario militare Monsignor Santo Marcianò, che ha dapprima incontrato il comandante Luigi Miglietta e tutto il personale italiano di stanza a Pristina. Si è poi trasferito a Patch presso Camp Villaggio Italia, sede del Multinational Battle Group, dove è stato ricevuto dal colonnello Sarcià e ha incontrato i militari italiani rivolgendogli gli auguri di Natale, testimoniando l'opera e il valore della loro missione in Kosovo, ringraziandoli per la missione che portano avanti, donando la vita per gli altri come espressione di grande virtù. Marcianò nel pomeriggio ha fatto visita alla casa famiglia della Caritas Umbria di Clina, donando capi di vestiario e giocattoli messi a disposizione dalla Caritas e dal 4 Reggimento Carri di Persano. Rientrato a Camp Villaggio Italia, Marcianò ha partecipato al cenone presso la mensa di servizio insieme ai militari italiani, austriaci, sloveni e moldavi e successivamente ha celebrato con il cappellano del contingente, Don Fausto Amantea, la Santa Messa, una funzione religiosa preceduta dal rito di apertura della Porta Santa nella chiesa di Camp Villaggio Italia, intitolata a San Francesco come gesto simbolico che si inserisce nell'anno giubilare straordinario. Al termine della messa, Monsignor Marcianò si è intrattenuto con i militari per il consueto scambio di auguri natalizi.